Matera, la verità è che io credo che l'Italia in questo momento stia vivendo uno dei periodi più bui dal punto di vista morale, etico, culturale. Ecco quindi che uno è costretto a cercarsi una nicchia di amici con i quali poter parlare di cultura un po' elevata. Quello è il problema. Professore! Capisci? Professore Carminati! Scusi, professore, mi sa che c'è un signore che la sta chiamando. Me? Sì, sì. Allora, sì. Grazie per oggi e ci vediamo domani al convegno. Sì, sì. Buona serata, professore. Grazie. Ma che fischia? Ma che urla? Ma che mi ha preso per una pecora? Professore, stasera una cosa bella, la porto a cena da Vladimir Kabayenko. Eh? Chi è? Minchia, Kabayenko, quello in Russia è uno che conta, il numero uno. Ma che cacchio è che ha Kabayenko? Professore, lei però così a me mi offende, vede? Perché se io vengo a Roma e lei mi invita a cena... Io la invito a cena, secondo lei? Se dovessi venire a Roma e lei mi dovesse invitare a una cena, a una festa, io non è che rompo i coglioni, metto a fare tutte queste domande. Io mi fido, ok? E siccome, anche se faccio un lavoro poco onorevole, voglio dire, io c'ho una parola sola, professore, capito? Io non so comunque convinto di... No, di... Lei è convintissimo, professore, non ci sono bisogno. Va bene, ci vediamo dopo, grazie, un bacio. La pianti con questa confidenza, per favore. Oppure il bacio, questo. Gli dai un dito se prende il braccio. Grande boss! Attenzione. Vita! Come va? Come va? Bene, bene. Giulio Cesare Carminati, il professore, te ne ho parlato. Molto, molto lieto, molto piacere. Grande onore per me. Onore mio? Questa è mia grande famiglia. Bellissima. E lei è mia piccola Irina. Tutti i padri desiderano figlia così. Irina! Irina, vieni su da... Я представлю тебя почетному итальянскому гостю. Carminati, molto piacere. Buonasera. Io non parlo bene italiano, ma amo molto italiano. Ah, no, parla molto bene. Noi siamo pazzi per l'Italia. Grazie, grazie veramente. No, grazie. Vedi. Grazie. Tra due mesi lei sposa con figlio di famoso politico. Per me è grande onore. È bello. Vedi questa donna? Sì. Ha quasi 100 anni. Il suo cuore batte una volta sì e una volta no. È una cardiopatica. È mia madre. Ma io la tengo in vita. Mi costa 5.000 euro al giorno la sua vita. La madre è sempre la madre comunque. Dobrivieche. Madre non sente. No. E ci vede molto poco. Ma allora niente. Vieni. Ho saputo da Vito che ti piacciono molto mignotte. Ma che così gli ha detto? Ma non è vero. Ha detto una cazzata. Vito è come figlio per me. Lui mi dice tutto. No, io sono venuto qua per un convegno, proprio l'ultima cosa che mi viene in mente. Professore. Stasera ti vinichiamo scienza. Stasera questo giardino è come il giardino di Eden. Papà, ma andiamo, già cerimonia скоро начнется. Сейчас иди. Mi dispiace. Ma devo andare. Vada. È mio giovane figlio Cazzone. Прошу, святой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа нормально разрешаю бегать по дороге, чтобы ей никто не знал.